La fede profonda e la devozione al crocifisso unisce la comunità di Arnesano sin dal lontano 1848, anno nel quale viene attribuita al Santissimo Crocifisso la guarigione da un morbo letale. Il momento più suggestivo e di grande partecipazione di tutta la festa è il rito della discesa della croce, dove il simulacro di Gesù crocifisso viene tolto dalla teca e portato in processione tra la gente. Come ogni anno, puntuale, sabato scorso, vigilia della festa patronale, si è ripetuto questo antico rito, che quest'anno assume per Arnesano e la diocesi intera un valore tutto particolare, trovandoci ancora in un periodo di emergenza sanitaria. Dopo 172 anni ci ritroviamo ancora una volta a celebrare la 172esima festa di Gesù crocifisso. E questa sera è una sera molto particolare, soprattutto in questo tempo di pandemia. Ci ritroviamo veramente a far memoria di quell'epidemia di peste del 1848 che quest'anno in qualche modo abbiamo rivissuto sulla nostra carne, sulla nostra pelle. 1848, l'8 maggio, Gesù crocifisso per volontà dell'arciprete Don Luigi Briganti deve scendere. Scendere e attraversare le vie del paese, che era stato colpito verso la metà di aprile dal morbo letale, o tifo o peste, non si sa di preciso, che mieteva un sacco di vittime. Il paese contava 1450 abitanti. All'alba di quel giorno, dopo aver portato l'ennesimo viatico, il parroco alzò gli occhi al crocifisso e disse: «O Signore, in te solo la speranza e la salvezza, o Signore, salva il tuo paese e il tuo popolo». Immediatamente campane a festa e il crocifisso, come l'arca santa, veniva portato dal clero di Arnesano per le vie del paese, portando guarigione, benedizione e resurrezione, potremmo dire, vita nuova. Oggi siamo qui per celebrare la seconda discesa della croce di quest'anno, la prima il 25 aprile, nella fase del lockdown, voluta fortemente dal nostro arcivescovo per il bene della diocesi e del Salento. Ancora una volta siamo qui oggi a rendere grazie al Signore per lo scampato pericolo, potremmo dire. Arnesano ha avuto zero contagi. E ancora una volta per rinnovare la nostra fede nella croce, come Maria, come il discepolo amato, ai piedi della croce, di generazione in generazione ci ritroviamo qui per il nostro rendimento di grazie, per chiedere sempre al nostro Signore crocifisso di guidare le nostre vite, di prenderci per mano, di donarci salute, forza, ma soprattutto fede, speranza e carità. E allora buona festa a tutti quanti e che il Signore crocifisso benedica e salvi tutte le nostre vite. È stata una celebrazione solenne e unica nello stesso tempo, perché a differenza degli altri anni, per le norme sanitarie in vigore non c'era l'enorme folla di fedeli giunta per affidare al crocifisso le proprie preghiere di grazia, ma solo una rappresentanza dei cittadini del paese. Padre Maurizio Cino, passionista, che ha presieduto l'Eucarestia, ha ricordato che siamo chiamati a non dimenticare l'opera più grande dell'amore di Dio, che ha trovato il suo compimento sulla croce, soprattutto in questo tempo di emergenza che ci sta facendo sperimentare l'essenzialità delle relazioni umane. Anche quest'anno è arrivata la festa del crocifisso, una festa diversa rispetto agli altri anni, proprio per via della pandemia, che sinceramente c'è da dire che ad Arnesano non ha colpito nessuno, non c'è stato nessuno che sia risultato positivo. Questo forse per tanti motivi, ma direi anche per la protezione del crocifisso, che salvò 172 anni fa gli abitanti di Arnesano da un'epidemia di colera o di tifo. Quest'anno naturalmente la festa si fa soltanto la parte religiosa, non c'è la processione, non ci sarà purtroppo la possibilità quest'anno di mettere davanti alla chiesa, sulla strada davanti alla chiesa, i maxi schermi e le poltroncine che permettevano gli anni scorsi a tante persone, anche provenienti dagli altri paesi, di partecipare alla celebrazione non in chiesa ma nei pressi della chiesa. Soltanto un piccolo gruppo di persone possono stare in chiesa, tutti gli altri parteciperanno, seguiranno la celebrazione della discesa tramite portalecce e tramite anche antenna
Sud. Anzi, direi è stato lungimirante il presidente del Comitato Feste che in piena pandemia volle pensare a questa possibilità della presenza della televisione per permettere a tutti di poter seguire, perché a maggio non sapevamo neppure se avremmo potuto avere il minimo, insomma, di persone. La novena in questi giorni è andata benissimo, le persone non erano tantissime, ma è una cosa bellissima, tutte quante sono state fedeli all'appuntamento della festa. Domani verrà il Vescovo, non ci sarà la processione, ma comunque il crocifisso uscirà per stare qui sul sagrato dove stiamo adesso per il canto del lino e per la benedizione al paese. Gli arnesanesi hanno capito, magari anche a malincuore, ma hanno capito che questo era l'unico modo per poter seguire. E tanti magari che per età o per lontananza non avrebbero potuto seguire attraverso l'uso della televisione, di Portalecce, stanno potendo seguire, partecipare, godendo della festa. Al suono delle campane e nel silenzio, rotto solo dal canto dell'inno, è avvenuta la tradizionale discesa della croce. Il crocifisso ha percorso la chiesa e ha sostato qualche istante sul sagrato, a benedire in un unico abbraccio l'intero paese. Poi è stato issato sull'altare maggiore, tra la commozione dei fedeli presenti, che con le loro lacrime e il loro prostrarsi in ginocchio, in rappresentanza di un'intera comunità, sembrava ripetessero le parole che 172 anni fa rivolse Don Luigi Briganti, arciprete dell'epoca, davanti all'immagine del crocifisso. O Cristo crocifisso, solo in te c'è salvezza, solo in te c'è salute. Il 9 luglio di 120 anni fa, all'alba del secolo scorso, nasceva a Lecce Luigia Mazzotta. Per l'occasione, nella parrocchia del Sacro Cuore di Lecce, tempio nel quale riposano i resti mortali della Venerabile, l'arcivescovo Michele Seccia celebrerà la Santa Messa in ricordo della giovane santa di Via Maglie, che si spense il 21 maggio del 1922. La Venerabile Luigia Mazzotta, la santa dei leccesi, ha saputo dare valore alla sua sofferenza. La serie impressionante di malattie abbattutesi su di lei passano dalla malaria alla tubercolosi fino ad arrivare alla meningite, patologie ancora adesso molto debilitanti. Ma la malattia divenne per lei un dono per infondere ad altri speranza e offrire tutto al Signore. Il valore salvifico della sofferenza, se vissuto in unione a Gesù, rimane l'offerta gradita al Padre, e lei, accettando i propri limiti fisici, completò nella propria carne i patimenti di Cristo. Credo che dopo 120 anni dalla sua nascita, Luigia Mazzotta continui a far parlare di lei. Era una ragazza che ha vissuto in questo territorio, di questa parrocchia del Sacro Cuore. Ha vissuto la sua vita nella sofferenza, abbracciando il crocifisso e divenendo anche oggi segno di speranza per chi è nella sofferenza e nel dolore. Penso che al mondo giovanile di oggi lei possa insegnare ancora una volta a fidarsi di Gesù, come ha fatto lei. Dagli scritti emerge che chi andava a visitarla per consolarla per la grande sofferenza che lei doveva sopportare, trovava invece in lei grande consolazione e grande forza di speranza tornandosene a casa. Questo è un grandissimo dono che Luigia ha dato a chi ha avuto modo di conoscerla. Per questo, quando è venuta a meno nella salita al cielo, è stata definita la Santa di Lecce. E quindi ancora oggi noi possiamo guardare a lei e trovare in lei una forte eredità spirituale che ci aiuta a riconoscere attraverso il crocifisso il superamento di quelle difficoltà e di quei limiti, specialmente quelli fisici che il mondo giovanile oggi ha, che non accetta
la propria fisicità. Lei, curva su se stessa, ha accettato la sua fisicità abbracciando Gesù Cristo e divenendo la sposa di Nostro Signore. Una ragazzina molto esile, piccola, di statura bassa, ma ricordata da tutti i parenti per una tradizione orale che ha trasmesso alle generazioni successive le virtù eroiche di questa ragazzina, della quale qualcuno ancora ricorda lo zelo e l'amore verso la Chiesa e in particolare verso l'Eucaristia. Il vescovo dell'epoca, Gennaro Trama, infatti all'indomani della morte si adoperò subito per conoscere meglio questa ragazza e aprire il processo canonico diocesano per avere sempre più certezza di quella santità che nella sua famiglia aveva già intessuto e manifestato. Oggi la giovane serva di Dio è già venerabile, il processo di beatificazione rimane sempre aperto. Da quello che mi raccontava mia nonna, mi diceva che venivano pure dei bambini, che lei era come una piccola catechista, e cercava di far capire chi era Gesù, la sofferenza che ha vissuto Gesù, quindi lei cercava di far capire a questi bambini, dava pure le caramelle per poterli invogliare, poi pure nel periodo della guerra confortava le persone che avevano i figli o i mariti in guerra e lei li confortava, diceva stati tranquilla, vedrai. In effetti poi, da quello che abbiamo potuto constatare dalle testimonianze, i parenti sono tornati o figli, sono tornati, non so, sarà stato un miracolo, di quello che mia nonna ci raccontava, era dedita molto alla preghiera, al cucito, non si è mai lamentata di niente, soffriva nel suo silenzio, anzi lei confortava gli altri, addirittura teneva delle piaghe sul suo corpo, con tutto ciò la delicatezza di mia zia, sarebbe la mamma di Luigia, cercava di togliergliele piano piano, ma lei si strappava l'indumento di sopra perché dice soffro come ha sofferto Gesù, questo è una testimonianza che non ho parole come sua testimone, non oculare, ma di quello che ha vissuto pure mia nonna nel vederla soffrire. Dai racconti che venivano fatti dalla nonna, dalle zie, dalla mia mamma, ci dicevano che era una piccola santa in vita, perché poi era anche buona, ne accettava tutto, poi era un punto anche di riferimento per dare conforto e confortavano lei, andavano per pregare, e quindi per noi è stato un esempio, anche perché quelle stesse persone poi sono accorse in migliaia nei funerali, che è stata un'apoteosi. Ecco, questo mi ricordo che la nonna mi raccontava. Oltre a Lilia e Adriana, anche Maria Rosaria Manzo, figlia di Arturo, primo custode della cappellina ubicata nella sua casa natia, che Monsignor Costa volle conservare a futura memoria come piccolo luogo di culto e devozione, sottolinea come il coraggio di affrontare la sofferenza ha fatto di questa ragazzina qualcosa di straordinario e ricorda a tutti noi come a distanza di un po' di anni la sentiamo vicina come un esempio e una testimonianza unica della passione di Cristo. Il mio legame nasce da sempre perché mio padre, il diacono Arturo Manzo, è stato il custode, l'amministratore delegato della curia per oltre 40 anni della cappella. La cappella non è in casa natia, Luigi è nata in via di Tafagnano, una traversa di lì vicino, però già da piccola la famiglia si è trasferita in questa casa in via Leuca, allora via di Maglie, dove ha vissuto la famiglia. La cappella accanto, dove si celebra la messa la domenica, è la casa che il proprietario di allora, il commendatore Marangi, ha dato alla famiglia perché continuasse a vivere.
lui stesso, perché ha avuto una conversione in seguito alla morte di Luigi. Lui era un massone, uno dei capi della massoneria di allora, era ateo, non era battezzato, insomma. Invece la moglie era una donna molto pia, che andava e prestava aiuto, faceva parte dei figli della carità, quindi... Quindi quando, nel passaggio di Luigia, questo funerale importante, tutte confraterni, le congreghe, i sacerdoti, la gente, il popolo, era un funerale festoso, si potrebbe dire. Le testate giornalistiche parlavano: è morta la Santa di Lecce. E quindi quando lui fa questa testimonianza, che al passaggio del feretro, che lui non sapeva neanche chi fosse, il defunto, lui avverte, sente, no, avverte, c'è proprio questo verbo, sente questa voce e trasforma la mia casa in chiesa. Quindi questo travaglio, inizia il travaglio spirituale per questa persona, avviene la conversione, la cappella che andremo a vedere, la prima cappellina l'ha fatta lui, l'ha trasformata veramente in chiesa, la casa di Luigia. E poi si è continuato tutta un'attività pastorale e collaborazione con la parrocchia, perché appartiene alla parrocchia del Sacro Cuore. Abbiamo queste bellissime figure nella nostra città, un po' datate, certo, lì già festeggiamo i 120 anni della sua nascita, però Leccese è nostra, è della nostra parrocchia, è qui, ha vissuto qua, ha calpestato qua, quindi è bello avere questi riferimenti della nostra vita. La casa in via Maglie, ormai conosciuta come via Leuca, a due passi da Porta San Biagio, rimane un'oasi spirituale dove, prima della pandemia, oltre ad essere molto visitata, il parroco Don Michele ha continuato ad assicurare la celebrazione e a valorizzare un luogo che rimane molto apprezzato perché mostra a tutti la semplicità e la povertà di una ragazza che preferiva fare penitenze e digiuni, mortificando anche il corpo per realizzare la volontà del Signore. Il vescovo del tempo, Monsignor Trama, si recò di persona a pregare sulla salma e benedire il famoso giglio sbocciato nel piccolo ortale della sua misera casa, profetizzato dalla stessa giovinetta ai parenti, quasi a segnare per sempre il 21 maggio del 1922 come una data da ricordare per Lecce e per la Chiesa intera. A un anno dall'avvio del progetto Cantieri Innovativi LEFT 167 è stata inaugurata dall'Arcivescovo Michele Seccia la Sartoria di Comunità, che vede attivamente partecipe e coinvolta la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista in Lecce, così come ci spiega Don Gerardo Ippolito. La parrocchia è coinvolta molto perché i locali sono nostri e li abbiamo dati gratis a questa iniziativa, proprio per aiutare le signore ad esprimersi, a tirar fuori tutto il bello, le qualità, l'inventiva che ci hanno. E mi sembra un modo per essere parrocchia, no? Per aiutare chi ha bisogno. Sartoria 167 Revolution è il suo nome ed è un'iniziativa che nasce dal basso e che si pone come obiettivo il coinvolgimento attivo delle donne attraverso il recupero di competenze spesso abbandonate, ponendole al servizio della comunità. A tal proposito precisa l'arcivescovo Michele Seccia nel suo intervento: benedire significa dire bene di un progetto che ha una forte valenza sociale e che ha come scopo primo il rilancio di un quartiere. Così come la sfilata di Dior in Piazza Duomo, da alcuni criticata, mira a un rilancio della città di Lecce dopo la crisi causata dalla pandemia. È molto bello vedere come nelle realtà anche di periferia, che siano comunali, parrocchiali, là dove ci sono gli spazi, questi spazi si mettono a disposizione della comunità. Ecco come nasce la creatività. In questo caso una scuola di cucito per fare abiti, per soprattutto condividere insieme e offrire possibilità di stare insieme e di lavorare, insomma produrre qualche cosa. E che cosa di più bello ci può essere, soprattutto in un quartiere che viene spesso considerato un po' di periferia, a margine. Invece è qui che c'è la vita e soprattutto la creatività per fare comunità. Non solo un punto di incontro, di socialità e di scambio culturale, ma anche spazio per la realizzazione di progetti lavorativi attraverso la contaminazione della creatività.
La sartoria di comunità è una sartoria nata appunto tra le donne del quartiere che si sono messe insieme con i loro saperi, saperi magari anche tramandati dalle nonne, dalle zie, dalle mamme, e quindi diventa un laboratorio più che una sartoria vera e propria, no? Quindi fare per la comunità, progettare laboratori per la gente esterna che vuole imparare questi mestieri antichi, e diventa anche un laboratorio dove poter esprimere la propria creatività, quindi unire le tradizioni con nuove forme d'arte, perché comunque noi quello che ci accomuna è la creatività, e quindi trasformare anche un semplice capo in qualcosa di diverso, una borsa, riutilizzare tessuti, vecchi bottoni. Questi capi verranno venduti naturalmente, donando una percentuale all'associazione 167 Revolution che crea progetti per il quartiere. Il progetto di innovazione sociale LEF167 punta al coinvolgimento di cittadini attivi che siano i promotori di una nuova cultura di partecipazione, autorealizzazione, impegno sociale. E i risultati sono arrivati, con l'inaugurazione della sartoria di comunità e dell'apiario urbano, due spazi condivisi per creare reali occasioni di co-creazione di una società più equa, partecipata, dove ognuno abbia la possibilità di esprimersi con i suoi talenti e le sue grandi doti. Questa iniziativa nasce per dare una possibilità a tutte quelle donne del quartiere che sono piene di doti, che hanno grandissime doti ma che ancora non sono state in grado di esprimerle. Per cui il progetto LEF167 è qui sul territorio proprio per permettere lo sviluppo e far emergere tutte le potenzialità nascoste di tutte le persone che ne prendono parte e che provengono da questo quartiere, che è un quartiere ricchissimo sia di persone, di umanità, che di verde, di spazi, è veramente un polmone verde della città in tutti i sensi. È un direttore artistico, è un direttore tecnico che viene da un grande passato in case di moda, e la coordinatrice e altre quattro sarte che sono state formate e continuano la loro formazione sia all'interno dell'EF167 che all'interno del Made in Carcere, della sartoria sociale di L'Equile.